Ciao e benvenuti nell'episodio pilota del nostro podcast che si chiamerà Trio Podcast, però T staccato Rio con la Y. Spiegheremo più avanti perché. E cosa faremo in questo podcast? Parleremo di quello di cui vogliamo parlare. Senza un senso logico, magari più avanti ce la faremo. Così funzionano i podcast. Ok? No, non penso, però. Però ci concentreremo sul parlare di quello che accade durante la settimana, delle novità, della cronaca moderna. E qual è l'evento che sta sconvolgendo un po' tutto, cioè a tutti, a me non interessa. Totti da ribassi lascia. Bravo. Veramente, vedi che c'è una notizia di Totti e Garibasi che si lasciano? Totti entra in un negozio di televisioni. È una barzelletta? Certo, è su Totti, cosa deve essere? E dice: dammi, ce l'avete la televisione a colori? Sì. Me la dai una rossa? La televisione a colori? Me la dai una rossa? Non dice bello. Alza, vai un po' più indietro. Ah, sì, no. Perché così posso guardare a Rocco. E mica lo devi guardare. Non lì per me. Vabbè, allora, no. Ritornando a noi dopo Ilari Blasi e Totti e la No, non televisione. so se... Sì, vabbè, pure Ilari Blasi si Ragazzi, lascia con il Totti. popolo deve sapere. Sì, vedi che io sono triste se Totti e Ilari Blasi si lasciano. Francesco Totti. Francesco Totti, è il capitano, è il capitano. capitano. Chi è Francesco Totti? È il capitano In che squadra da gioca? Roma. È il capitano. Da Roma, la magica. L'abbiamo allenato per questa Ok, battuta. posso dire. Comunque, no, tornando seri, zio Putin. Torniamo seri, zio Putin. Zio Putin. Il signor Vladimir Putin. Il signor Vladimir. Ti missili. Ti lancio un missile sulla casa, ti esplode proprio. Non ho paura. Questo va Non ho nel paura. Di Putin. Del missile. Vabbè, la tieni sciollata, che deve fare? Te ne mando un altro? Che cosa? Sulle macerie? Non ho paura di niente. Non ho paura di Vabbè, niente. invadi casa, pazienza. Allora, allora, che cosa fa zio Putin? C'è questa zona dell'Ucraina che si chiama Interrogato. come? Dombas. Donbass, Esatto. che si chiama Donbass, che vuole staccarsi dall'Ucraina e attaccarsi alla Russia. Vuole diventare parte della Russia perché si sente russa. Ok. Si sente russa. La cosa bella, sai cos'è? Hai studiato. Che l'unica cosa che riconosce questa Però, sai cos'è la cosa bella? Che non mi hai fatto finire di parlare. Vabbè, ma parli. No, mi fai finire prima Ah, me. non mi pare una cosa tanto bella che non ti abbia fatto finire prima. Infatti, non mi sembra per niente una cosa bella. Ma è educato di merda. Infatti, Scusi. non diciamo le parolacce, signori. Continua. Però. E poi gli dici. Allora, Continua. e zio Putin vuole accontentarli e quindi ha detto, li attacchiamo, no? Giusto? No, assolutamente no. No, Però, beh, no. là, Va bene. sappiamo almeno che paesi sono in mezzo. Innanzitutto, aspetta, hai dato la mano per parlare. Sì. Donbass, come si chiama? Sì, Tambax. Esatto, è tipo, ha fatto questa cosa ma un botto di anni fa. Ah, lo sai come si chiama? E l'hai bene la data? Sì, più o Lo meno sai come si chiama? 2013. Ah, se, ah do, ehi, Ma veramente? 2013. Ah. Lo sai come si chiama l'arcivescovo dell'Ucraina? No. Donbass. Veramente? Sei un coglione, però. Veramente sì o no? No! Ok. Io credo un po' a tutto. Ah, è l'unica cosa Questo è che come governo. l'unica nazione che riconosce la nazione del Donbass, che fa parte della Russia. Donbass. Allora, Indovina quale lo ripeti finché non si capisce. Indovina quale nazione La nazione? è? Indovina quale. Esatto. Vabbè, ma un botto di cose, tipo, ci sono un botto di paesi, da Georgia, si posti qua, che arriva la Russia. Ah, tu sei parte mia, ti riconosco così. Quindi fine. Possiamo dire che c'è questa attrazione strana verso la Russia? Tu hai questo. No, no, nel senso che allora, nella storia che mi ricordo io, Da ieri a oggi. sì, Ok. nella storia che ho studiato, ci sono Hai stati studiato diversi. tutta la storia? Stai zitto! No, Sono parlo quando diversi. cazzo No, mi sto dicendo pare. una cazzata, è vero. È solamente l'Ucraina che ci ha messo feeling con la Russia, Non è vero? vero. A Bielorussia. Sì, ma la Bielorussia faceva parte della Russia, no? Anche Non era la l'Ucraina Russia. faceva parte. Facevano tutte parte La dell'URSS. Prussia non Questa faceva. la tagliamo perché mi sento La ignorante. Prussia è tipo lo stato che ha fondato la Germania. Sì, lo so. E Lo perché stato. hai detto? Il governo della Prussia. E È con vero, la non è vero. Bielorussia c'entra Non meno di c'è. zero, Vero, vero, forse. vero, 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 vero. La tagliamo. La tagliamo. Abbiamo La 30 tagliamo, la secondi di tagliamo. Stavo dicendo, non mi ricordo. Stavo dicendo. Niente. Ah, Quindi ti che ignoriamo. la Russia che riconosce le cose. è la Russia. Tanto che è stata contenta di questa cosa, Poi un che gli ha bello sono detto felice. all'Ucraina:
Se anche voi la riconoscete, vi facciamo lo sconto, come hanno sempre fatto, tipo lo sconto sul gas. Capito? Sì, allora io riconosco la Russia. Lo sai perché costa così tanto la benzina ora? Perché la Russia? Perché Putin non vive. Sì. No, allora, certo. Innanzitutto, non offendiamo. Perché, signor dato Putin, che ci segue sempre. Signor Putin ci segue sempre. Non vorrei che veramente il bombolone mi arriva. Non vorrei che il bombolone mi arriva. Arriva comunque a casa tua, che c'entro io. Perché mi dovrebbe... L'hai detto tu? Io mi sto allontanando da quello che hai detto e mi arriva a me. No, mi avete invitato qui, conoscendo le mie posizioni. Innanzitutto nessuno ti ha invitato, fai parte di questo mi podcast. Mi sono presentato qui per caso, allora. Se fai parte di questo podcast, nessuno ti ha invitato. Mi avete fatto far parte, sapendo le mie posizioni. Allora, quindi siete d'accordo? Nel contratto che hai firmato... Non io non ho firmato nessun contratto. Ehi, c'è l'internet testimone, non ho firmato nessun contratto. Posso avere un contratto? Un contratto andrà preparato un contratto. Sì, andrà preparato un contratto. Ah, e niente, quindi fino a prima l'Ucraina pagava il gas di meno grazie alla Russia. Grazie alla Russia, sì. Ma siccome è successo questo guaio e l'Ucraina non vuole riconoscere che quella parte Donbass, che quella parte che il Donbass non va più parte, cioè si vuole considerare indipendente. Ora paga di più gas, ma l'Ucraina non vuole riconoscere questo fatto perché quella parte di Ucraina è il 20% del PIL, tipo il 15% del suo guadagno. Quindi No. Secondo me pure. No, o forse è l'inverso, però uno è il 20% e uno è il 15%. Potrei fare fact checking. Cosa fai che devi? Comunque uno dei due. Vai su internet e cerchi tipo se è una boom o no. Ho visto un meme bellissimo su... sempre su sto fatto della guerra, dove c'è ecco l'uomo che schiererà Putin. Stai spiegando un meme. Sì. Caccio tutto il divertimento da un meme. Ma fa ridere a me. Tienitelo per te. Cercatelo se lo trovate. Cercatelo se lo trovate. No, voglio dire, vedetelo se lo trovate. Cercandolo. Che stavo dicendo? Ah, bellissimo, dove c'è tipo, ecco l'uomo, l'unico uomo che schiererà Putin nella battaglia contro l'Ucraina, e c'è Uzbulla. Sai chi è Uzbulla? Penso sia turco, Uzbulla. Uzbulla è russo. Che ne so, se sembra è amico di quello della WWE. Della WWE chi è? No, so chi WWE, è no, della UFC. Khabib Nurmagomedov. Come fai a ricordarti il nome? Fortissimo. Per me è l'amico di Uzbulla. Si chiama tipo Nurmagomedov. No, mi sa che l'hai detto bene. Sì, sai chi è il migliore amico di Putin? Chi? Berlusconi. Sì, bellissimo. Ma Berlusconi è il migliore amico di Putin. Allora, posso dire una cosa che, di cui no, non sarete per... No, dico. Dillo, dai. Lo dico. Dissi allora. Su Berlusconi. Allora. No, nessuno sarà d'accordo, però poi lo giustifico perché lo sto dicendo. No. Allora, io speravo che Berlusconi diventasse presidente della Repubblica. Taglio, finita, perché? Fuori no, di testa. No, aspetta, perché? Perché il presidente della Repubblica in sé non ha tutto questo potere esecutivo, no? Posso dire una cosa? No, mi devi far finire. Tra noi tre? In di Costituzione, cosa più o meno di zero. Vabbè, comunque vabbè, si sa che il presidente della Repubblica non è che si sa, chi ha un potere decisionale. Si sa, se lo sappiamo io, tu e Gaetano, grazie. In questa stanza siamo in tre, quindi se noi tre lo sappiamo abbiamo il 100% di probabilità. Dichiariamo questa stanza indipendente. Sì, e c'è te chiamano la Russia così, poi chiamano i nani gas. Giusto. Comunque, no, allora, ma questa cosa che mi interrompete. Camerati. Attenzione a tutti i compatrioti. Comunque stavo dicendo, dici queste cose. Mi sono dimenticato. Berlusconi. Sì. Berlusconi l'avrei voluto come presidente della Repubblica perché tanto lì non può fare danni. Non sono a favore di Berlusconi nella sua politica, però ho detto là non può fare danni. E ti dà così tanti meme. Il discorso di Capodanno di Berlusconi. Ah, ma ragazzi, lo sapete? Allora immaginate un discorso di fine anno con lui che dice le barzellette. Troppo bello. Ah, la barzelletta di Totti che va a comprare la TV. La racconterò eventualmente. L'ho già raccontata. Tu tagli tutto perché sei ignorante, non è colpa mia. Tagliamo anche questa. No, allora, dai, no. A parte la barzelletta di Totti, che non ho nemmeno capito quando l'avevo detto. Che ne pensi tu? Di Berlusconi? Di cosa? No, di Totti. Comunque scherzavo, non è vero, non volevo Berlusconi. No. Volevo solamente i meme di Berlusconi. Della guerra. Secondo della te? Guerra. Andremo è davvero. Una cosa buona o brutta? No, andremo davvero nella terza guerra mondiale? Ma no, ma stai scherzando, certo. Ma che stai dicendo? No, non devi parlare così tanto leggerezza. No, ma è una cazzata, è come ti ricordi prima del Covid che stava scoppiando la guerra tra quei due ma stati? Ma ora è scoppiata. Sì, è scoppiata cosa? Tra loro due è scoppiata veramente. Non è vero. Sì.
C'è la Russia che sta bombardando un botto di paesi. Della... Voglio, la Russia è 20 anni che bombarda paesi a caso e noi non ce ne portiamo un cazzo. Vabbè, però adesso sì. Ci sono... È 20 anni che sono i talebani in Afghanistan e a me non me ne è mai fregato un cazzo. No. Allora, a me non me ne fottuto un cazzo. No. Allora, diciamo, allora, questo Rocco può pensare quello che vuole. Loro sono d'accordo con me perché io... No, ma perché dici cose? Il solo fatto che io sono qua implica che tu sei d'accordo con me. No, il solo fatto che è qua perché mi fa ridere. Ridi perché comprendi e, no, e condividi. No, ride perché mi fai ridere. Perché? Anche se, se tossisci mi fai ridere tu. Ok. Va bene. Continuiamo. Comunque, che stavo dicendo? Che stavamo dicendo? Che se, secondo me l'Ucraina fa parte della NATO. Ancora no. Sì, ma è partita la guerra fra Ucraina e Russia. Ma diventerà una guerra mondiale? Assolutamente no. Mondiale no, però... I soldati italiani sul confine ci sono già. Ma i soldati italiani sono andati pure in Afghanistan. No, sì, ma poi c'è da fare, c'è da condividere, c'è da argomentare. Non è che la terza guerra mondiale per forza deve essere come prima. Perché prima, siccome anche i civili andavano in guerra... Se non c'entra il mondo, non sì, è una guerra mondiale. Ma se c'entra il mondo, ma c'entra... se c'entra... Se grande c'entra, spessore. Di tutti gli stati del mondo c'entra... I militari di quello stato. Tu dici non te ne frega niente. Non te ne frega niente a me, però sembra che è una guerra mondiale. Perché tutti. Ma guarda che i militari sono. Non sono civili, però. Ora. Ma nel caso di una guerra mondiale ti mettono. No, non è detto perché. Sì, vabbè, non è detto. Hanno perché... capito, cazzo, che. Sì, ormai si fa tutto con i droni, non ci vanno più i trincei. Ma poi perché. Però... Una mandria di persone che non hanno mai sparato. Che cosa possono servire in guerra? A morire. Possono solo andare a morire. A quello si fa. La seconda guerra mondiale, il 90%. Sì, ma se è servita qualcosa. Se non c'erano quei soldati in blu. 80 anni fa, sì, per modo di dire. Se c'erano solo militari in quella guerra, esatto. Cambiava qualcosa, secondo te? Sì. No? Sì. È una preparazione che c'è. Dico, nel senso, le sorti della guerra sempre quelle erano. Non è vero. Cioè, nel senso, di sicuro non erano peggiorate per una nazione. Se invece di esserci solo civili e militari, che a quel tempo erano poco, c'erano solo i militari. E anche delle altre nazioni c'erano solo i militari. Sempre quello era la sorte della guerra. Non è vero. No, vabbè, su questo sono d'accordo. Se era militari contro militari, tipo... Era inutile. Cioè, la forza militare di un paese, se aggiungi 2 o 3 cittadini messi lì a caso, senza preparazione... Vi faccio un esempio subito. Nella seconda guerra mondiale, il 90% delle strategie dell'Unione Sovietica era piglia 6.000 cristiani, li mandi a morire. Così. Ma quello si fa solo rallentare. E quella è la strategia. Rallentare? Sarebbe successo prima. Sarebbe finito prima. La Russia le battaglie le vince con... Siamo così fottutamente grandi che a invaderci ci mettono 60 anni. No, sì, infatti la Russia... Prima o poi si rompono due guerre. Le guerre ha fatto praticamente identiche. Sì, la Russia quando vince... La Russia quando vince le guerre... Una si è arresa, è uscita. È ok. Sì, ma quella non è perché c'è stata la rivoluzione. La prima l'ha persa. E la seconda che ha fatto? L'ha vinta. Però la prima non l'ha persa. Si è arresa. L'ha persa. Ha fermato... Ha fatto un trattato di pace e ha... Ma perché c'è stata la rivoluzione russa? Ha comunque perso. Sì, vabbè, sì, però... Comunque lui era alleato dalla parte di chi vincerà alla fine la battaglia. Comunque l'ha perso. Sì, vabbè, sto dicendo, però... Cioè, per persa, dire. Si è dovuta arrendere per... Si è dovuta arrendere, perché ha perso. Allora, senti, basta, non mi devi... Per dire. Allora, Russia anche quando vingeva le guerre, le vingeva per dei miliardi di cristiani, sì, perché non gliene è fatto un cazzo. Sì. Vabbè, la Russia, dai, in un caso eccezionale, sono grandi. Ha un botto di persone. No, non è vero. Di meno. Tipo il paese con la densità popolare del mondo. Ora prima però tipo negli anni 30 non è che era più densa la Russia. C'erano meno cristiani. Non era densa. Era un po' se prendevi il cucchiaino di Russia era meno niente, densa. No. Siete delle merda. Era un po' sciapa. Non capite niente di geopolitica. Siete dei beceri. Sì, voglio proprio vedere se sì? Negli anni 30 sì? No, dici. Era meno densa. Mente popolare. Non sto dicendo questo. Non sto dicendo che c'era più gente in Russia, c'era meno gente negli altri paesi. E che ci c'entra con la Russia se noi stiamo parlando della noi? Abbiamo preso la Russia. Non me ne frega se negli altri se paesi. Se sto dicendo che il rispetto agli altri... Allora, ora la Russia non no, è... No, no, vabbè, non capisci niente. Non capisci niente. No, c'è ragione. Non capisci niente. No, lui... Se io a casa mia c'ho 5 persone e gli altri palazzi ne hanno 60, io ho poca gente. Se io ne ho 5 e tutti gli altri palazzi ne hanno una... Io ho tanta gente. Ah, quindi c'è il rapporto, sì. Vabbè, noi lo facciamo sempre in base alla quantità di popolazione che abbiamo. Non ti salvo. No, non lo facciamo mai fatto. Ma l'ho votato. Parliamo italiano. Mi hanno... Votato. Mi hanno...
mi hanno dato un voto insufficiente ad analisi. Vendemmiato. No, ma non lo devi dire, che tristezza. Che tristezza. Capita. Vabbè, non è vero, sparisce. Perché le persone che fanno... Ragazzi nuovi come noi che affrontano l'università devono sapere che... Chi affronterà l'università magari l'anno prossimo, quest'anno sta guardando questo video, sapere che può succedere, che li boccia, non deve essere... No, ma io non sto dicendo che tristezza perché è una cosa di male, che tristezza che tu vai a dire che sei stato bruciato. Vabbè, io non ho nessuna indirezza di dire questa cosa. Sì, sì, vabbè. Sì, dai, figa. Vabbè, comunque. La guerra, il Donbass. No, il Donbass, ritorniamo. Ah, ridici Donbass? Donbass, bravo. Perfetto, perfetto. Allora, beh, parlatene voi perché io... Stavo dicendo? Niente, che secondo me non... Può diventare una guerra mondiale, però non deve essere intesa come la seconda guerra mondiale, che andavano a morire un sacco di persone. Moriranno magari i soldati. Non è che i soldati... Se muore un soldato... Ah, anche io c'ho un po' paura che tipo... Metti un'ipotetica guerra mondiale, tipo si buttano... Le bombe. Le bombe nucleari. No, le bombe nucleari non se le buttano mai. Ma c'è, tu dici? C'è, cioè, proprio sai che devi arrivare... particolari. Se la Russia butta una bomba nucleare all'America, il secondo dopo arriva una sulla Russia. È così stupida da fare questa cosa la Russia? Chiediamolo a zio Putin. Ed eccolo, Kendra, zio Putin. Applauso. Il colonnello dell'armata rossa. No, no, no. Lo sai che succede? Non mi ricordo se nella seconda guerra mondiale era una guerra fredda. Sì? Tipo, non la guerra fredda non era una guerra vera. Putin. Sì, Putin, vabbè. Popolo lui. Stalin. Forse. Non lo so. Comunque, che anno era? Comunque, qualcuno che era al potere in Russia. No, ah, ho capito cosa stai dicendo. Non era la seconda guerra mondiale. Voleva, ha ordinato di buttare dei missili. Stalin è morto tipo nel 57. Niente. No, sono arrivati tipo 5. Il è radar arrivato il segnale. Ha individuato 5 missili. Perché sospiri? Perché non voglio fare una figura di merda. Non lo so, non mi ricordo l'anno, però probabile che fosse. Perché mi ricordo che c'era nella. Forse Brezhnev, non lo so. Aspetta, Chernobyl è stato nell'89, no? Sì. Chernobyl è stato nell'86, no. Mi sa. 89, mi ricordo il 9. Nel 91. No, dai, forse è l'86. No, perché? Ho detto 89. È sicuro che nell'anno 80 c'è il 9, quindi 89. 1986. Aspettate, no. Ah. No, vabbè, comunque. Vabbè, non ti interessa. Cosa. Non è, non è che non ti interessa, perché non hai ragione tu. No, ma hai ragione tu. Vabbè, popolo dell'internet. Vabbè, comunque. Metti il sondaggio. Questo tizio che era detto ai radar. Ok, sì. Ma come fai a sbagliare tutte le parole che dici? Ha detto ai radar. Radar. Hai detto che... radar. Cosa ho detto di sbagliato? Radar. Ha detto radar. Ah, perché Terrone non sa parlare. No, vabbè, comunque. Perché devi essere così duro? Però fallo, magari. Perché la vita ti picchia. Vabbè. Io ti abituo alla vita. Questo tizio che ha detto ai radar. Ok. Ha visto sul radar questi 5 puntini. Questo segnale. Wow. Sono puntini. Ecco, sul radar cosa ci può uscire, scusa? 5 puntini. Volevo fare simpatico. No, zitto. E impara. E quindi era nel dubbio esistenziale della sua vita se per lui potevano essere un errore. E dice, però se questo è un errore e io lo vado a comunicare, la Russia lancia i missili. Ah, sì. Se invece io penso che è un errore, non dico niente, e poi sono missili, è finita per me. Però il giovine ha fatto la scelta il giovine era tipo un uomo andando all'esercito. Ha fatto la scelta di... Sì, era tipo un colore. Sì, vabbè. Ora sarà un botto vecchio. Ha fatto la scelta di... Aspetta, vado a cercare chi è. Ha fatto la scelta di... Okay. Cerca pure quando... Non dire niente a nessuno. Sì, sì. E di considerarlo come un errore. E infatti, se non sbaglio, erano droni. E quindi... No, era proprio un errore. Un errore. Comunque, è stato un errore. Via, Indra, è stato un errore. È stato un errore. Non avresti dovuto. Se l'America attaccava, tipo la Russia mandava un missile per ogni paese alleato con l'America. Pure a noi. Esatto, pure a noi. E quindi questo ci ha salvato tutti. Quest'uomo ci ha salvato tutti. Eh sì, la guerra nucleare. Vabbè, ma un sacco di persone hanno fatto la differenza. Cioè, vabbè, ma mi è venuto in mente questo tipo. Sì, tantissimi. Uno, che non sia lui. Perché dovrebbe fare la differenza? Perché devo fare la figura dell'ignorante? No, perché Gaetano dovrebbe... Ah, dici questo qua? Non capisci come niente. No, vabbè, ma non solamente il fatto che ha salvato delle vite, ma anche che ha portato Martin Luther King. Cosa ha fatto? Non ha fatto qualcosa per te o per me. Per me non ha fatto niente. Che ci c'è? Il socio. Tipo tutti i partigiani. I partigiani. Per me non l'ho fatto niente. Garibaldi. Il sud deve essere libero. Viva i Borbone. Abbasso cosa stai facendo? Non riesco a capire il computer.
Non posso. No. No. Perché? Come cazzo ti permetti? Io scusate, allora. No, sondaggio per cacciarmi. Comunque, basta parlare di guerra. O volete parlare di guerra? Ci stavamo così tanto divertendo. Ma infatti non abbiamo finito nessun discorso sull'Ucraina. Ma va, non abbiamo finito nessun discorso in generale. Vabbè, io ho detto che secondo me non esplode nessuna guerra mondiale. Secondo una guerra così grande. No, secondo io te l'ho detto, per me esiste, cioè potrebbe esiste scoppiare, ma non come che ci vanno i civili, muoiono tutti. Vanno solo i militari. Sì, ma se allora, bombardano casa. Di tutte queste situazioni, anche del fatto della guerra prima del Covid, quella guerra, quella famosa, e la reazione dei social, tutti i meme. Tutti, sì. No, troppo bella. Faccio i meme sul Covid, quando i cristiani sono morti. Col Covid. No, vabbè, sul Covid. Vabbè. Il sarcasmo sì, vabbè, non è che. No, il sarcasmo facevano pure nel sì, sarcasmo ci sta sempre. Facevano i meme sulle crociate. Dipende da come, dipende da come lo percepisci. Mi visto il primo meme del mondo. Che tipo. un quadrato. Sì, è un giornaletto, tipo tutto strano. È tipo del 1600, una cosa scritta. Vabbè, rientrava nella sala. Vecchissimo. Sì, sì. I meme. Tipo quelli di. Come cazzo si chiama? Charlie Hebdo. Facevano satira. Che ne so, mi dà la satira, è un meme. Sì. Beh, Crozza fa i meme. Crozza fa un botti meme. No, Crozza è un comico. Fa imitazioni. Il meme è più che altro una cosa di top. Come si chiamava quella pagina che tipo nel 2015 la seguivano tutti? Però fa ancora gli stessi meme dal 2013. Tipo. Pastorizio le verità. Ma questi i primi meme, i primi meme fatti dall'uomo. C'era tipo nel 1500. Ah. Il pandino. Cioè, proprio il meme di Dante col pandino. Punto. Vabbè, stiamo parlando con uno che si divertiva a vedere tipo i meme della canzone classica remixata. non è questa la parte brutta, la metteva in macchina. Oh, era bellissima quella canzone. Ma perché lo devi sfottere? Poi io perché lo devi sfottere? Nessuno l'ha sfottuto, ho detto che si ascoltava la canzone di meme. No, di cosa stiamo parlando? Donbass. Dei meme legati al Donbass, vero. I meme del Donbass. Vabbè, è solo che Pastorizia, ecco come si chiamava. Pastorizia in Verdice era il gruppo. No, Pastorizia in Verdice mi sa che è un altro canale. Sembra sui pastori ignoranti sul padino. Io ti posso dire la verità, non mi sembrano vecchi quelli del Pastorizia. Sono gli stessi al 2013. No. Sì, voglio fare un semplice. Quando io e allora tu? No. Sì? No, quelli che mi ricordano sono un po' più ricercati. Cercati. Sì, nel senso che ci devi arrivare. Dei meme. No, nel senso che ci devi arrivare, non è come dire. Devi ragionare, mio Dio. No, comunque non. È da un bot che non so su Instagram vedere meme. No, nessuno interessa niente. Grazie per l'intervento. No, però dico, sono un po'. No, a me interessa, perché cerchi conforto? Ho perso l'interesse nei meme. No, cioè, nel senso, ormai li vedo solo su TikTok. Che cosa brutta TikTok? Hai visto? No, perché? Avevo ragione. Posso dire una cosa? TikTok vende i tuoi dati alle fabbriche cinesi. È vero. Ah, posso dire una cosa? L'altra volta stavamo parlando. Non mi è venuto in mente. L'altra volta stavamo parlando di. Non mi ricordo cosa. Ah, di Gran Turismo 7 il nuovo. Come l'abbiamo detto. Mi ha detto Nicola. Hai visto GTA 7? Gran Turismo. È diverso. È un gioco di macchine. Che può essere se parla lui. Un gioco di macchine. Ma GTA non è Gran Turismo. No, è Grand Theft Auto. Un grande effetto di macchine. Nicola mi ha detto, ma l'hai visto il nuovo trailer di Gran Turismo? Ti ho detto, no, non Nicola, l'ho visto. Il nuovo personaggio. No. Prossimamente, su questo canale. Non l'ho visto. Allora... Allora gli ho detto... non l'ho visto. Apro TikTok, proprio un secondo dopo, mi esce il trailer di Gran Turismo 7. Trailer di Gran Turismo 7. Cioè, ma proprio sentito, non voleva proprio... Cioè, capisci? Certo. Vabbè, ma tutte le app pubblicate. Vabbè, sì, però solo TikTok, che finché Facebook invia il governo italiano. Come social, cosa ne pensate di TikTok? Non ce l'ho. Faccio di tutto per non averlo. Dai una giustificazione, non è che dici non ce l'ho. Perché è... Seria? Allora, vabbè, no, pure un po'. Va bene, non parlo, visto che tu parti già giudicato. Non dire perché vendono i dati a... No, vabbè, tutti i social lo fanno. Lo fa pure Google, lo fa pure l'app Smart Campus, lo fanno tutti. Partiamo da questo presupposto. Anche l'app Immuni. Certo, come fai i soldi? No, il Puri non lo so perché è proprio del governo. È un Novax. Ma va, c'è 18 app. 18 app, hai visto? Sì, prima di entrare te lo dicono. Ti mettono pubblicità 18 app. Secondo te i 500 euro che ti danno a te dove li prendi? È del governo. Vabbè. Ma lo Stato, secondo te lo Stato ha bisogno dei... Io non pago il cane. No, mi dissocio. No, il cane non si... La tassazione è furto.
La tassazione. Evadiamo da un sacco. No, la cosa bella è che se tu non hai la TV, ti dicono, ma potresti averla. Sì, sì, lo bagno perché potresti averla. Giusto. Sì, come giusto? Sto scherzando. Hai ragione. Ti metti in fosse lo Stato italiano, lo farei. Potresti ammazzare qualcuno. Esatto. Sì, ma non già andiamo dalla domanda. Tentato omicidio. Rocco, perché TikTok non ti piace? Allora, perché è... Fallo un'altra volta. Vai. Allora, tutti i social sono costruiti sul presupposto che tu ci stai, fai interazioni e l'algoritmo ti ruba tutto il rubabile per venderlo. Ok, siete d'accordo? Sì, sì. Beh, sì. Come fai i soldi? È una parte, è una parte. No, come fai i soldi? No, cioè, da solo così soldi. Come fai i soldi? No, io sto dicendo TikTok come lo vedi tu, non come fa soldi. Il contenuto su TikTok? Sì, non ce l'ho, come faccio a saperlo? Ma perché non ce l'hai? Perché non l'hai scelto? Ci sarà un motivo. E te lo interessa. Sì, mi sta dicendo come fanno i soldi, non perché lui non ce l'ha. Perché TikTok... Perché non vuole finanziare. Perché TikTok... Perché TikTok è completamente buildato per farti stare là 24/7, come tutti i social. E allora che differenza c'è da Instagram? Se hai detto che è la stessa cosa. Instagram è una cosa collegata alla vita, un po' più reale. Su TikTok ci vado e ci faccio gli skit comedy, come commedici, no? Comici. Mi piace a me. Con medici. Sembra con i medici. Va. Allora, molto TikTok è un social, ma è diverso da quello che TikTok è. Instagram è un social come Twitch è un social. Posso pubblicare. Come YouTube è un social. Allora, ne posso sentire una alla volta? Sentimi. Allora. Facebook... Il fatto che ti invini, non ti disco. Ma è un podcast, dobbiamo parlare tutte e tre. No, è il podcast. Io e su. Vabbè, tu quando vuoi ci vieni. Vabbè. Allora. Tu sei messo qui. Tu sei qua perché sennò non potevamo chiamarci trio. È perché devi condurre se registriamo tutto qua. Quando c'è da ordinare. Ok, che stavi dicendo, Rocco? Allora, e non fare il mio nome. Allora, dai, che stavi dicendo? Non pare... che stavo dicendo? Che è stato buildato 24/7 con tutti i social, però TikTok è un social come YouTube è un social. No? Ci sono dei creator, fanno dei contenuti. Tu li guardi. E i contenuti non sono, cioè, sono contenuti. Io su Instagram non guardo i contenuti, cioè guardi meme su Instagram. Che sono contenuti. Sì, ma non è nato così. Ma il meme su Instagram è un effetto collaterale. TikTok, vedi che parte la musical lì. Dove devono essere solamente gente che canta. È una cosa pura. Ovviamente si è una cosa puramente di contenuti. Ma per Instagram lui ti sta dicendo solo che c'è un motivo perché non gli è una cosa puramente di contenuti. È come dire. Non ti piacciono i contenuti, quindi che non hanno portato. No, è che tipo su Instagram posso vedere te che sei andato a mare, per esempio. Cioè, su Instagram sapere che tu sei andato a mare. Posso vedere. Ma io non sto chiedendo perché. TikTok, Instagram, se ti sto chiedendo TikTok, i contenuti ti fanno un esempio su qualcosa. Te lo posso mettere in un contesto, se no non posso, non so come fare. Hai ragione, vai. Su Facebook. A Facebook è nato per mettere in contatto tipo me con gli amici che andavo all'elementare insieme. Che frasibile. Poi. Mentre TikTok è nato in un ambiente dove queste cose già c'erano. È un social di secondo livello. Dove non si segue la zia, si segue... i gatti fanno cose, si segue, dove si vedono i contenuti. Sì, esatto. E a me non mi interessa. Perché lui dice, vedere un video, ma lo cerca su YouTube, capisci che ti Ma chi è che va a cercarlo su YouTube? Io uso YouTube. Lui usa YouTube. Ma lui non è che ti sta dicendo che TikTok è sbagliato per questo. Sì, ma lui non sta dicendo che lui non sento il bisogno di averlo. Non lo voglio nemmeno proteggere. Non sento il bisogno di averlo, cioè se c'ho, sì, ma se c'ho la punta, rispetto. Perché mi dovrei comprare la Fiesta? Non dico che la Fiesta non è chiaro di marcio, c'ho la punta. Capisci? Sì. Cioè, a me pure TikTok, io lo uso proprio assai, ne abuso di TikTok, però non mi piace come... Però allora, scusa. TikTok porta dei contenuti che sono unici di TikTok. In che senso? Nel senso che ci sono dei contenuti portati su TikTok, portati come... Ma tantissimi. Innanzitutto, vabbè, i balletti che non mi interessano, però i balletti sono... Quei balletti ma portati in quella maniera. Ma perché TikTok è costruito per quello? Aspetta, ma LinkedIn non porta contenuti di... LinkedIn è un social, comunque. LinkedIn è un social. Sai cosa è LinkedIn? LinkedIn che si chiama, ma non l'ho mai sentito, sinceramente. Vabbè, quel coso dove posti tipo il curriculum è tipo un social, è tipo il Facebook degli adulti. Già Facebook è per gli adulti, certo, quello per Facebook tipo i novantenni. Ma perché sto scherzando. Ma è vero, non ci stanno sei giovani ma su Facebook. Certo, è vero, ovvio. Però no, Facebook dalla parte però Facebook è morto. Ma perché Facebook? Ma perché? Ma ce l'avamo tutti quando eravamo ovvio, ma perché io sinceramente allora, onesto, ero su Facebook solamente per giocare ai giochini. Dove è il problema? Ma infatti io non dico niente. È la cosa più bella di Facebook. E non ho mai fatto niente. The Raptor che sparavi The Raptor.
spara delle rete, ragazzi. A me piaceva Facebook quando ero piccolo, perché c'era solo quello a parte. Sì, ma perché secondo me non è riuscito a fare quel passo che magari ha fatto. Ma sai cos'è? Che gliene frega. Ma che cosa? È tutto suo. Non è riuscito a fare quel passo. Ha comprato WhatsApp, ha comprato Instagram. Ha tutto suo. Non è quello il passo, nel senso, non è riuscito a far evolvere Facebook. Non ne ha bisogno. Non ne ha bisogno. Io ho capito, ma io sto parlando di Facebook. Allora, Facebook è un social. Ecco, lo sai perché Facebook non si evolve? Perché Facebook ha la sua nicchia con la sua base. Se Facebook diventasse Instagram, la gente, di Facebook, la gente di Facebook piglia e va su sul social Twitter. Fatto no, Twitter è ancora più diverso. Twitter è una merda, disinstallate Twitter. Ma non è vero, perché è una merda? Perché mi fa un botto incazzare, non lo so perché mi fa proprio urta i nervi, proprio l'esistenza. Sono su Twitter, seguito che... Allora io non, non ho mai fatto, non ho mai aperto Twitter, però molto esprimo le mie idee, ecco. Molto esprimendo una ti fai proprio cazzi, no? Ti senti proprio importante. Apri Twitter, butti la tua idea, esatto. Ti arraghi un po'. Esatto, esatto. No? Esatto. Vabbè, è il social dell'arragamento. Ma ci sta. È Facebook senza i vecchi. Basta, ma quando siete offensivi, certo. È Facebook senza i vecchi. Ma bisogna fare un po' di meme, se no siamo troppo seri. Vabbè, comunque, che stavo dicendo? Facebook. Se Facebook diventa Instagram, i cristiani che stanno su Facebook perché gli piace Facebook, perché esistono. A parte i vecchi. Ma secondo te, mia mamma che usa Facebook, se tu gli metti una novità su Facebook, lo rendi un po' più simile anche a TikTok, mia mamma smette di usare Facebook. Facebook domani diventa proprio TikTok. E beh? Cioè, non lo so più. No, non lo so più. Tu dici? Cioè, mia mamma mi sa tanto di una che è nata con Facebook, morirà con Facebook perché so conosce solamente Facebook. Appunto. Perché c'è una nicchia col suo pubblico. Ecco, perfetto. La Huawei, perché fai telefoni di merda? Dovete morire. Tutti, pur la Honor. Perché fai telefoni di merda? Perché la gente si compra i telefoni di merda. La Huawei, cioè dai i soldi per fare l'iPhone. So che non li fa perché c'hai i suoi clienti. Sì, va bene, ma io sto dicendo. Ad esempio di mia mamma, Facebook lo puoi cambiare, li puoi pure far diventare Facebook. Un gioco di macchine e continuerà a fare Facebook. Ma vedi che hanno cambiato Facebook? Hanno aggiunto le storie, hanno aggiunto di su Instagram. Ma perché Instagram è di Facebook? Quindi se quello ha fatto parte di Instagram, mi va bene. Io, che cazzo, me non frega. Le storie sono state copiate dal social. Non me ne frega chi l'ha. Allora, hanno messo le storie su Facebook. Adesso non puoi parlare di nessuno, perché la gente che vuole fare la storia la fa su Instagram. Non puoi parlare di social in un vuoto, devi parlare della storia. Comunque, la domanda era diversa. Cosa ne pensi di TikTok? Alla fine siamo te l'ho detto, TikTok a me, io lo uso proprio, ne abuso, ci sto 24 su 24, nel senso, quando ci sto ci passo le ore. Però è proprio, è bello, cioè nel senso, ci hanno messo un sacco di impegno, come si chiama? L'algoritmo di TikTok è tipo il migliore del mondo. Però, compa, è proprio una cosa che, faccio una cazzata, mi premiano, metto 2 anni per fare un contenuto, vabbè, e non va mai in video, cioè, capito? È qualcosa che non ti premia per il valore che hai, ma ti premia se ti guardano le gente. Vabbè, ma pure negli anni 60, Magali, no, Magali è bravo, Lino Bambi andava a fare i film perché diceva, ah, la Madonna è libero netta. Magari uno che faceva. Però quello è un film, compa, è un film che sembra che ci vuole dietro qualcosa. Quello sì, magari secondo te, come si chiama quello che dice sempre, Cipollino, quello che fa i film di Natale? Dai. Aiutatemi, non dimmelo. È il Cipollino, I film di Christian De Sica, esatto. Massimo Boldi. Secondo me è Massimo Boldi. Non dice mai Cipollino, è Pirla. È Cipollino, lo dice sempre. È Cipollino, dai. Sentito. Massimo Boldi. Sta caendo il mondo fuori comunque. Godo. Allora, il Putin. Massimo Boldi, secondo te ha capacità attoriali diverse dalle mie, dalle tue? No. Boh, ma veramente. No, ma che stai dicendo? Quello ma sei scherzando, ma è normale. Ma sei scherzando, ma se mi vieni a dire già Christian De Sica lo posso capire, Massimo Boldi nella realtà è così, non so proprio sicuro. Massimo Boldi nella realtà è così. Ma non vuol dire che nella realtà è così. Vai tu. Massimo Boldi non è un attore, Massimo Boldi è una macchietta. Va là, è ma tipo, come che si chiama? Quello che ha fatto gli uomini sessuali perché ci sentiva in macchina. No, no, che Cozzalone è completamente diverso. Ma se tu vedi i film sembrano stupidi. Certo, ma io sto parlando di Massimo Boldi in particolare. Per fare un esempio, che c'è il lui sta dicendo che Massimo Boldi non è un attore, quello che è nella realtà è un personaggio. Però guarda, ti faccio vedere, hai ragione, ma può essere. Però facci un esempio, i film che con una grande produzione dietro nel mondo in genere sono i più visti. Poi ci sono anche i film di nicchia, cioè ci sono dei film che magari non c'è un cazzo di produzione dietro e diventano famosi. Però la generalità è che un film fatto bene, la generalità
in generale un film fatto bene è un film visto da più persone. Sì, sì. Natale sul Nilo. Beh, che i cinepanettoni. Ok, ma sono... Fanno un botto di soldi, sì, ma sono uno. Solo uno. Cioè, sono un tipo di film, capito? Sono film comici, alla fine il film comico ci sta. Comunque non è vero che sono film fatti di più il film... Assolutamente no, non era Però in generale sì, ragazzi. Voglio ubiri. C'è un genio che sa fare con pochi soldi un film bello. No, se porti... Non è un genio, l'idea che fa la differenza. Se porti una cosa totalmente innovativa. Però vuoi mettere, tipo, fanno tanti film che sono di Spider-Man. C'è il film di Spider-Man dell'Ottocento, capito? E c'è il film. Ma secondo me. Secondo c'è il film di Spider-Man degli anni 80, domanda. Okay. E c'è il film di Spider-Man fatto nel 2005. 2005. Qual è piaciuto di più? È normale quello del 2006. No, perché è la stessa storia. Negli anni 90, Spider-Man. Ma anche pure negli anni 60 ballava, l'avevi visto? Era anche una cosa affettiva. Sì, vabbè, quello sì, come... però. Era Spider-Man, scusa, è uscito un nuovo Spider-Man di Avengers. Ma chi è lo Spider-Man che io mi ricorderò per sempre? Tommy Maguire, perché ci sono cresciuti. Prima, ma quale ti è piaciuto di più? Qual è che ha fatto più ascolti, secondo te? Ma io sto parlando di quello... È normale che più andiamo avanti più. Ma io ti sto dicendo la cosa di TikTok. Che cosa ci chiede che ti è piaciuto di più? Ti sto dicendo quello che ha fatto più soldi. Ma stiamo parlando prima di Massimo Boldi, scusate. Come sei venuto in TikTok? Massimo Boldi, come ci è arrivati? Col fatto che TikTok... Ah, io vi ho parlato di Massimo Boldi. Le cose, passiamo da un argomento all'altro. Te lo scordi quello precedente. Io ho detto Massimo Boldi per fare un esempio di uno che ha zero talenti, a parte su un milione di non può avermi a dire che Massimo Boldi. Concordiamo sul fatto che i film fatti bene sono i film che guadagnano di più in generale, non nel fatto che stai dicendo un'ovvietà. Sì, su TikTok non è così. Ecco, i film fatti bene guadagnano. Ma su TikTok non è così, per esempio. No, vabbè, è quello che sto dicendo. Io sono partito da questo argomento. Sì, vabbè, ma nessuno sta dicendo il contrario. Tu hai detto nel film e ti dico, sì, è vero. E TikTok ti dico, hai ragione tu. E io, questo ho detto, avete parlato, voi non mi davate, devi perdere, devi perdere. Io sto dicendo che siccome su TikTok... Vabbè, non ci interessa. Allora, Massimo Boldi. Siccome su TikTok non ci sono... Siccome su Reaction ai film di Massimo Boldi. Vabbè, basta, non vogliamo più di TikTok. Basta, cambiamo argomento. C'è la TikTok Massimo Boldi, secondo voi? Non è così conservatore. Vai a vedere. Non ho internet. Ovvio che ce l'ha, secondo me un bot ce l'ha. No. Massimo Boldi per il passo tempo. Tipo quando sono famosi te lo scappano di per fargli un film. Ma quando sono famosi te lo scappano. Non sono cattivo, è così. Te lo inseriscono nei per te quando sono famosi. Proprio non devono fare niente, sono famosi, li hanno verificato e ti fanno i per te proprio in automatico. Vabbè, c'è quello. È vero, mi usciva quello che faceva. Mamma mia, come sto? Enzo Salvi. Enzo Salvi. Chissà come sta il pappagallo di Enzo Salvi. Un paio di anni fa è uscita la notizia che hanno picchiato il pappagallo di Enzo. No. Quando è meme sta roba? Forse l'anno scorso, c'era già il Covid. E mi ricordo che è uscita perché gli hanno picchiato il pappagallo. Ma facciamo un secondo. Enzo Salvi gira per strada con il pappagallo, innanzitutto. Che fa? Gira per strada col pappagallo sulla spalla. Bellissimo. Allora, possiamo fare un secondo di silenzio per il pappagallo picchiato? No, è vivo. Ho detto picchiato, non ho detto morto. Un secondo di silenzio. Vai, no, un secondo. Grazie. Vai. Ok. Chissà, Enzo Salvi, come sta il pappagallo? Facci sapere. Bene, speriamo. Sì. Scriveremo Enzo Salvi. Potresti informarti un attimo? Schiavo. Vai. Non ho internet. Come siamo? Non lo diciamo, dai, non possiamo. No. Abbiamo internet, ma non certo che abbiamo internet. Abbiamo i cavi della fibra qua dietro, perché l'abbiamo coperti, secondo me. Cioè, abbiamo un botto di server. Hai visto? Facile. Vabbè, non lo controlleremo. Piglia un foglio di carta, scrivi, dobbiamo scrivere il pappagallo di Enzo Salvi. L'anno in cui è stata certa. Lo vediamo nel video, poi quando mondo lo ricorderò. Vabbè, salutaci. Come si chiama il pappagallo di Enzo Salvi? Che nome deve essere il pappagallo? Rio. Ascoltato, hai ascoltato, c'è il film. È come se prendessi un cane, voglia un pastore tedesco, lo chiamassi sì, commissario Rex. Cioè, non l'hai scontato. Vabbè, è la prima cosa che mi è venuta in mente. Ma gli dare un nome. Non so che nome del pappagallo. È un nome umano. Pasquale. Esatto. Allora, possiamo dire quando è bello, quando è divertente, tipo in un gioco, comunque in qualsiasi cosa, chiamarsi con il nome italiano. No, perché in realtà. Terrore. No, ma quando è bello. Che sia una cosa devastante, eh? È la verità. È vero. Se la verità è devastante, i nomi terroni hanno una potenza maggiore. Salvo.
Però lo sai che ti devo dire la verità? C'è questo abuso di Ciro, Gennaro, sto fatto una... Ma perché sono stereotipici? Ah, sì, ma in Galante... Ah, c'è spoiler, siamo in Galante. No, niente. No, Putin. No, cioè, non so però dove. Allora, la bombata tutta. No, vabbè, ma... Un nome tipicamente Galante. Putin. Ciao, Zio Putin. Non lo saluti, dai. Non lo saluto. Allora, No, no, no. No. Come si chiama il tizio? Algoritmo, ciao. L'algoritmo, ci sono tanti. Sto dicendo. Mm. Il pappagallo di Totami. Sì, sì, sì. No, è un nome tipicamente calabrese. Salvatore, Gaetano. Salvatore è siciliano. Gaetano. Gaetano. Gaetano, sì, Gaetano. Sì, Gaetano è un po' calabrese. Sì, sì, sì. Ma sono Vincenzo. Un po' calabrese. Antonio? Giuseppe. Un po'. Antonio. Antonio. Antonio è un nome un po' tutta l'Italia. Tu dici? Sì. Secondo me è più del sud. Cioè sì, anche che ne so, Mario è un cognome un po' più del sud, però... L'altra volta c'era uno all'esame che si chiamava... Pasquale Salvatore. Pasquale Salvatore. E c'è stato di 10 minuti a capire come si chiamava, no. Se Pasquale o Salvatore. No, si chiamava tipo Salvatore di nome Pasquale di cognome. O Pasquale. Beh, bellissimo. C'era pure Piccolo al nostro esame. Il grande mago Piccolo. Il Piccolo Maiorano. C'era uno che si chiama Piccolo di cognome. Ma era il figlio, Piccolo Giù. Esatto. Piccolo Piccolo. Piccolino. Siamo venuti a fare il Dragon Ball. Seguito del freddo. Ah, sarà il freddo? Sì. Medico. Medic. Mechanic. Cosa stai dicendo? È un meme, raga. È un meme. Tipo c'è, allora, c'è quello che si rompe la macchina, no, tipo c'è quello che c'è la, non funziona la luce, attacca la spina e c'è scritto electricistics, tipo scritto male in inglese. Ah, ho capito, spegni recenti, meccanico. Hai presente quando tipo c'è mal di testa e qualcuno ti dice vatti a riposare, è come se ti dice se spegni i recenti. È vero. Funziona però, anche per i computer funziona. È l'unica arma che ho. Comunque, tu rimani nel tuo ruolo. Rimani nel tuo ruolo. Ce ne occupiamo io e Rocco. Tu ti vedi tu. Stai nel tuo. Dalla tua parte. Che dovevo vedere? Il pappagallo di Enzo Salvi. Certo. Ecco, allora, infatti. Cerco come si chiama, come è stato. Allora, pappagallo di Enzo Salvi. Che nome deve essere un pappagallo? Ah. Ma parlo un botto. Ah, comunque, stavo dicendo. I nomi italiani, tipo nei giochi, sono un botto divertenti. Quali giochi? Qualsiasi. FIFA, Marco Verratti. Ah, no, che divertimento. No, ho detto. Sì, ho capito. Ah, Tom Holland, quello di Spider-Man. Sì. Fa Uncharted. Sì. Il film. No, la cosa bella è che, tipo... Cosa bella per te? Quando lo chiameresti un pappagallo? No, che... no, quando... Come lo chiamerebbe Tom Holland, questo pappagallo? Quando... è un botto Zendaya. Hanno intervistato... Ah, sogno pure la notte. Hanno intervistato... Sì, Zendaya. Sì. Non penso. Vabbè, hanno intervistato Tom Holland un po' di tempo fa. Cioè, un po' di anni fa. Non dire che è fidanzato, se no non è, magari si frequentano in nascosto. Non si offende. Hanno intervistato Tom Holland un po' di anni fa, cioè tipo almeno due. Un botto! Cioè, non lo so, comunque prima di che facesse Spider-Man, quindi più di due. Quattro anni fa. No, non era famoso. E tipo gli hanno chiesto... Perché l'ho intervistato? Gli hanno chiesto qual è il tuo supereroe preferito, gli hanno detto a me piacerebbe molto Spider-Man, anche fare un... E che c'è già? E poi, aspetta. E poi gli hanno detto qual è il tuo gioco preferito? Uncharted, sarebbe fighissimo se potessi... essere un attore di Uncharted, tipo doppiare Uncharted. Sì, e poi ha detto e qual è la ragazza che ti piace, che ti piacerebbe? A me mi piace molto Zendaya. Non mi ricordo mai quel nome, raga, vi giuro. Allora, sulle prime ma si chiama veramente sulla terza, terza un po' di meno. Ma si chiama veramente? Giuro, c'è un'intervista. Sì, non lo so. Signor Zendaya. Ci interessa se le non dopo tra poco. Questo è fatto, allora, comunque. Questo è vero, il fatto di Uncharted è vero perché l'ha messo anche. Questa va proprio sotto. No, c'è proprio un'intervista, me lo ricordo bene. Ha detto queste tre cose. L'avete mai vista l'intervista di quel che fosse Maurice Indiesel, completamente distrutto, ubriaco, che ci prova con la con quella che gli fa l'intervista. No. Bellissima. Ma lo sapete che Indiesel si è preso una barca di soldi per dire I am Groot? Per dire? I am Groot. Sono Groot. Perché? Groot lo fa Vin Diesel? Sì. In italiano? Davvero? In italiano? In tutte le lingue. Deve dire tre parole. Sono Groot. E lo dice anche in italiano. Se non sbaglio, avevo visto c'è un tipo, dubbi, uno spezzone, lo dicevo tipo in spagnolo, in qualche lingua strana. Vabbè, in spagnolo, Vin Diesel è spagnolo. Comunque dice solamente, io sono Groot. Non si chiama mai guardando... No, si chiama Vincenzo Diesel. Vincenzo Maffetta. Yeah, non si chiama mai Vin Diesel. No, non si chiama mai Vin Diesel. No, gli si chiama, come si chiama?
Vabbè, non ci interessa. Però è strano che hanno chiamato un chiama diesel a Fast and Furious. The Rock fa le canzoni, lo sai? The Rock. The Rock. Sì. Famosi canzoni. Che vuol dire fare canzoni? Sono bellissimi. C'è uno ma ce ne fa un botto. Cioè, non è solo quello. Cioè, ma di che cosa pensavo fosse per rimanere. Ma non sta un po' confondendo. Ha fatto una volta una sigla per un cartone della Disney, Oceania. No, ne fa altre canzoni. Non l'ho messo. Sono su Spotify, ce ne sono. Vabbè, anche Nico Bandetta fa le canzoni. Sono famoso, però fa le canzoni. No, non tocchiamo questo tasto. Mi scusi. Chi è che ascolta Nico Bandetta? No, lo tagliamo. Chi lo è? No, non lo tagliamo. Vabbè, The Rock. No, ancora non come si chiama The Rock? Dwayne Johnson. Dwayne Johnson, sì. Però è tipo non è americano. Proprio quello che è. Oceanico. Di cosa stiamo parlando? Vin Diesel. No, sì, stiamo parlando del pappagallo di Enzo Fallon. Vin Diesel sembra tipo il cugino di Van Dyke. Vin Diesel? Mai. Van Dyke, Vin Diesel. Ma per il nome o... certo. Non è il suo nome, Vin Diesel, quindi. Secondo me il suo si chiama Vincent Diesel. Io sono orgoglioso. Se lo dovessi scrivere il suo nome, sarebbe bello. Sicuro si chiama Vin. Vincent. Vincenzo, non penso. Magari da italo-americano. Ma si chiama Pasquale. Gli italo-americani hanno il trisnonno italiano. La tradizione. Ma che ne pensate? Cosa ne pensate di Tom Holland? Come attore, vedi che è molto bravo. No, sì, dovete dire. No, ma a me mi piace perché fa tutte le acrobazie. Sì, le fa lui. Fa lui. Sì, l'ho visto che si allena. Ho visto non le ha fatto tutte. Vabbè, ci sono quelle che non può fare, è normale. Però tipo, sai che le faceva tutte. Sì, aspetta, vai. Quindi mi piace come attore. Tipo di Spider-Man, beh, è normale che mi piaceva più coso. Quello di Tobey Maguire oppure quello di Garfield. Non mi ricordo come si chiama. Non l'ho mai visto. Quello Spider-Man Amazing Spider-Man, è quello che hanno fatto la seconda serie che è uscita. La prima non mi piace proprio. Vabbè, Tobey Maguire perché. Ma perché Tobey Maguire è un bello. Vabbè, sì, la scena del balletto, bel meme. E quindi, però come attore mi piace tanto, cioè è bravo, sì, secondo me. Sì. Ha fatto qualcos'altro, quindi... Spider-Man di famoso. Uncharted. Lo faremmo. No, lo dico, allora, Vabbè, ma di famoso no, ma è normale. Secondo attore ci sono che nascono così. Vabbè, comunque, Tobey Maguire, pure io sono nel team. Tobey Maguire ha fatto altri film. Sì, assolutamente, però conosciuto. Vabbè, conosciuto. Cioè, a me, da me... Anzi, sono onesto, Tobey Maguire non l'ho mai cacato se non per Spider-Man. Vabbè, non è che lo però perché la faccia simpatica. Perché no. Allora, posso dire una cosa: Tobey Maguire è proprio perfetto nella parte di Peter Parker. Certo, cioè, proprio la faccia da Peter Parker. Ma vabbè, la parte da lì. Scusa dire. È stato scelto apposta, penso. Spider-Man lo stanno facendo troppo serio. Eh? Spider-Man lo stanno facendo troppo serio. Lo stanno facendo troppo figo. Tom Holland è figo. Cioè. Pure Garfield era figo. Visto che mai erano Garfield, penso di non aver mai visto i film di Garfield. No, io ho visto solamente il primo. Il secondo è quello di Electro, però non l'ho visto. Ah, no, non l'ho mai visto. Invece ho visto tutti e tre i film. Ma Tom Holland, tu l'hai visto il film di Spider-Man? Non ho visto tipo due. Ah, Spider-Man. Io non ho visto l'ultimo. No, quello di Modi, Tom Holland. Quello di No Way Home? No, tutti. Assolutamente no. Sì, mi vedo No Way Home e non ho visto... Age of Ultron è una cosa a caso. A me ti ho detto che devi vedere, vabbè. Age of Ultron non ci genera con Spider-Man. Sì, certo. No, vabbè. Poi, se vedi Age of Ultron, però poi vedi il ragno nero, il supereroe. No, forse l'unico che vedi è Civil War, perché là viene arruolato Spider-Man per la prima volta. Ok, vabbè. E devo vedere Civil War. Poi devo vedere No Way Home. No, se vuoi concentrarti solamente su Spider-Man, sono pochi i film. Vedo solo però è bello vedere. Ma perché Spider-Man non era della... La madre, no, sì, era di un'altra compagnia. Non so, quello. Vorrei dire Fox, ma non vorrei dire cazzate. Ma va, Fox, non lo so. No, lo diciamo. Tom Holland, facci sapere. Ma Tom Holland era della Sony, forse? Sì, era della Sony. Che faceva i videogiochi. Sì, sì. C'avevo il gioco per la Sony. Della Sony 100%. Della Sony, 1000%. Sì, sì, perché erano pure esclusive per PlayStation. Ma la Sony fa un po' di cose. Oltre ai videogiochi, La Yamaha fa le tastiere e le moto. I motori delle barche. Dica, la Samsung tipo vendeva le figurine. No, chi era che vendeva le figurine? Non mi ricordo, c'è una che... Una persona. Un'azienda di macchine. Panini. Mi sa? Che faceva le figurine prima. Poi si è messa a fare... La Nintendo faceva le carte da gioco. Veramente? Sì. Nintendo è stata fondata tipo nel 1800. Vabbè, però capisci, ci sta. Se nel 1800 non c'erano i dispositivi elettronici e fai le carte. Poi arriva la tecnologia e dici... Wow, i buoni, esatto. Comunque, certo. Tutto questo, noi abbiamo dato una risposta alla domanda più importante che ci siamo posti. Il pappagallo di Enzo Salvi, come sta?
Enzo Salvi. Ci appelliamo a te per la quarta volta. Salutiamo Enzo. No. Tu non sei interessante, invece Enzo, vuoi proprio le bombe? No, no, Enzo Salvi sta simpatico, ciao Enzo. Infatti, allora, ti posso dire una cosa? Sono molto simpatico. Cioè, che ne so... Non mi ha mai fatto ridere, però ha quell'area di simpatia. Sì, sì, uno sì, che sì, mi sta un botto simpatico è Enzo Greggio. Gli spaccherei la faccia per il lui, Enzo Greggio. Tu lo conosci? Sì. Lo distruggerei. È la persona che mi fa sedere... Proprio la scimmia. Allora, Ezio Greggio è il mio prototipo. Di persona. No, no, di anziano. D'anziano. D'anziano. Ok. Vorrei essere Ezio Greggio. Ma c'è stile, cazzo. Qua stai scherzando. Quello c'ha 60-70 anni. Visto che stile faccio che ha? Ezio Greggio. Sì, cioè, sembra la stessa maniera. No, stile, carattere, personalità, carismatico. Mi sta un botto sul cazzo. Vabbè, ma questo è un fatto tuo. A me sta simpatico, punto, basta. Come dire TikTok, a te non piace, lui dice che... sai che cosa? A me non dispiace. Lui fa le domande e non risponde. Come sì, lo chiameresti? Come lo chiameresti? Te l'ho detto, non so. Che risposta di merda. Rio, te l'ho detto. No, vabbè, ma non me l'ho scontato, dai. Lo ma chiamerei... Ma pagano... Un chip. Tipo cioè, giallo, sei giallo. Blu, sei blu. Bel rosso, sei rosso. Red. Mi rendo ma pagato. Ma non ha appena copiato il nome, ma l'ha cambiato. Ha detto, sto parlando, sto rispondendo a te. Magari vuoi chiamare rosso, in italiano chiama rosso. Rosso. C'era una persona che dice, Rosso Malpelo. No, corto. No. Rosso Malpelo. Sì, il Rosso Malpelo. Sì. Chi l'ha fatta? No. Perché devi fare queste figure? Giovanni Verga. Ah sì, Giovanni Verga, esatto. Inghiando? È vero. Inghiando. No, sono detto. Allora, comunque, stai dicendo... È vero. Red, ho detto e basta. Sì, no, che stai dicendo? Come lo chiameresti? Pappagallo? No, non lo so. Poi, di bocca, il mio discorso è arrivato. Ho sempre difficoltà a dare i nomi agli animali. L'ho chiamato la mia gatta Summer perché era d'estate. Mi batte scappata. E beh, però è già Smeraldo. Si vede che io libero. Quindi è viva. Ah, è mia mamma che non gli va bene. No, come sa bene, però la gatta di Enzo Sanz? Ha un gatto, secondo voi? Che bello sarebbe girare per strada con Pappagallo sulle spalle, yeah. Sì, il motto, lo prenderemo. Un giorno lo prendiamo qui. Uno a testa. Fa il podcast con noi. Che picchiato. Ma perché, poverino? Mi dici che appendiamo il fatto. Mi dici che lo appendiamo. In una gabbia. Non ho mai detto dove lo appendiamo. Lui ha detto, lo appendiamo qui. Non si appende, la gabbia si appende, non il pappagallo. Vorrei dire una cosa, ma non la dico. No, si taglia. No, però in caso mi muti. Lo appendiamo, lo chiamiamo Benito Mussolini. Ok, lo sapevo. Non la tagliamo. No, va tagliato. Non sia mai Mussolini, guarda il video su Facebook. Sì, però c'è la nipote che ha fatto. Avete visto il video di Mussolini che ritorna? No, il film uscito. Sì. Bellissimo. Ah, sono tornato. Un botto da... Claudio Biso, Hitler che ritorna fatto in Germania. Ah, beh. Copiato, Copiato, non è strano. Vabbè, come Scam. Scam c'è per ogni... Ah, quello penso che sia fatto apposta. Per Scam è letteralmente una brutta. È vero. Non ne ho mai visto uno. Io sì, in qualità non. Ma conosco gente che si è visto tutte le lingue perché sono diverse le storie. Non so cos'è Scam. Cioè, tipo... So che forse sono delle storie diverse dove ogni paese, ogni stato ha la propria storia. Ah, sì, tipo... È particolare... No, i personaggi sono tutti gli stessi. Hanno tutti gli stessi nomi. Come il Grande Fratello. Però, tipo, ogni stagione è tipo dal punto di vista di uno dei personaggi. Basta, se no, prima poi ci spoiler. Vabbè che l'ho visto solamente. Ah, spoiler per Scam. Dopo che abbiamo finito. È uno Scam. No, non abbiamo spoilerato niente, non abbiamo scammato niente. Scammato. Quando guardi Scam, quando è scammato. Scamacca, Gianluca Scamacca. Gianluca Scammato. Allora, Gianluca Scamacca possiamo dire che è un buon bastardo, che ci ha fatto... Siamo delle pip. Ah, sì. E se non marchiamo l'argentinario, pigliamo gol, è normale. E qui inizia il mio zittire. No. Vabbè, siamo arrivati un'ora per me. Un'ora? Cioè andiamo, così parlate per i cazzi vostri. Vabbè, dai, ma ci sta. Un angolo calcio. Gioco del calcio. Non il gioco del calcio. Aspetta, il calcio con la F. Calcio con la F. Saluto a Lele Adani. Sì. Dai. Ci sta. Tu, vabbè. Vabbè, puoi dire anche la tua, anche se non certo. È difficile. Certo, cosa ne pensi di... Del calcio da F. Beh, allora, è un bello sport. Ci ho giocato. Giocare a calcio mi piace. Vabbè, hai avuto tutto spazio. Parliamo di giocare. Parliamo di cose serie. A proposito del calcio, vediamo questi ultimi 5 minuti proprio a calcio, perché comunque il calcio... La costruzione... Ne siamo appassionati. No, che... Ma non parliamo di queste cose. L'angolo del calcio. Infatti io mi caccio. E sono allora, nell'angolo sì, e parlo. Sì, puoi partire timolino, l'angolo del calcio. Sì. Ah, la faccia di Lelia Dani che dice... No, ci basta. Facciamo denunciare. Che c'è contro Lelia Dani? Io non ho nulla contro Lelia Dani.
Cassano è il mio idolo. No. Bobo Vieri è il mio idolo, quello, uno che crea. Cioè, più bello. Uno che crea. Bobo. Che ne pensi di Interlaccio? L'ho visto. Bravo Bobo. No, mi sono. Oh, sono andato con le due bambine. Però, santi. Cosa scusa? E figli. Ah, ok. Allora. Vabbè, dai, parliamo veramente. Allora, io tifo Inter, anche lui tifa Inter, lui non tifo. Cioè, nel senso, tifa Juve, però. No, è l'ultimo nella catena alimentare della tifoseria juventina. Perché così disse? Ne vogliamo parlare del crollo che ha avuto l'Inter in questo ultimo periodo? Quale crollo? Come che quale crollo? Abbiamo giocato 5 partite, abbiamo collezionato forse una vittoria. Contro che abbiamo giocato? Abbiamo giocato con di Milan, abbiamo perso un derby immeritatamente. No, se posso essere sincero. Però hai comunque perso un derby. Mo facciamo come Allegri, Cortovuso, il cavallo, il campione di Cortovuso, cosa? Perso un derby, Allegri, un saluto a Massimiliano. Non è che se tu ti meriti la partita e perdi, allora hai una vittoria morale. Ok, no, però non si può parlare di crollo perché la partita è stata. Come non con nessun crollo? Abbiamo fatto due partite da scudetto contro Napoli e abbiamo pareggiato. Con il Milan abbiamo perso. Contro il Napoli e poi con lo stesso abbiamo perso da zero. Comunque a me piace la Formula 1. Che schifo. Quando avrete gli amici che schifo. La Formula 1, che schifo la Formula 1. Meglio la NASCAR. Bello, no, però bello. È un botto. Muore un botto di gente, però. Sì, ma è un botto tipica un botto cosa americana che americana, per far vedere le. Come ti devo dire? No, è. Ah, gli americani. No, è. Esaltivo, così mi esalta, si esalta la sua. Sì, come l'NBA che se non fanno un punto no, con un botto ogni 20 secondi non sono felice. Esatto. Sì. Un botto come la WWE. Esatto, è lo sport. Cioè, ma è il classico sport. All'America dello sport, voglio frega un cazzo. Sì, è il classico sport che se serve far vincere a quello per il meme lo fanno vincere. No, certo. Per creare più. Esatto, per creare più. Vabbè, ora ritorna nel tuo ambulanza. Allora, il football. Il football con la famiglia. Quando fa ridere. Ah, sì, fa molto ridere. Perché non vuole far ridere, però come va la carriera? Sì, perché poco fa. Vabbè, no, allora concentriamoci. Ok, vabbè, Gianluca Scamarca qual è? No, non Gianluca Scamacca. Fa Luca Scamacca. Il crollo è l'Inter, a parte. Perché? Vabbè, c'è secondo te. Con Sassuolo non abbiamo giocato con Roberto Gagliardini in campo. Vabbè, questo può essere il problema, magari per la partita di che ha scaricato. No, non c'è Brozovic. Ah, è vero, era. Abbiamo Di Marco, abbiamo giocato difensore centrale, che è braccetto, e non è il caso suo. Ah, non è cazzo suo, in base non è un titolare, dipende dalla partita in cui lo so che lui è un esterno. Non è che se uno è titolare è autorizzato a fare schifo. Gagliardini è una pippa. Roberto Gagliardini, mi sei simpatico, sei una pippa assurda. Però. Allora, Gagliardini fa, cioè non è un gioco. No, Gagliardini non fa. Allora, l'intera cosa di Gagliardini. No, aspetta, però devi fare una differenza. Non è un giocatore che è da Inter. No, Gagliardini è un giocatore da Inter. La Civitavecchia. No, allora, Civitavecchia. Però perché, scusi, in Civitavecchia sono io per il Civitavecchia. Che cosa stai dicendo? Gagliardini giocherebbe titolare? Nel Torino, sì. No, secondo me sì. Senti, assolutamente sì. Nell'analisi di Carci Pita. È la maglia del Torino. No, non è vero. No, è del West End. Non è quello del Torino questo, del migliorante di calcio. Sì, sì forse, sì. Che ne so. Io sì, giustamente, sì, perché sì, lo direi. Sì. Gagliardini giocherebbe titolare alla Serie A. Ok. Partiamo dall'ultimo. No, ma che stai dicendo? Giocava titolare nell'Atalanta. No, partiamo dall'ultimo. Nelle prime Atalante che stanno giocando. Gagliardini quando giocava l'Atalanta era forte. Non è che un giocatore diventa scarso o forte. Gagliardini sì. Gagliardini è sempre stato lo stesso. Solamente che non è la sua dimensione la Inter. Non possiamo dire che un allora, un giocatore che sa sì, giocare sì, un solo ruolo vabbè. Con un solo allenatore in un solo sistema è scarso per definizione. Gagliardini ha giocato in due sistemi, Inter e Atalanta, appunto, e basta. E poi è possibile, io mi faccio ma l'Inter mica ha giocato sotto un solo allenatore. Gagliardini e poi cambiano 10 allenatori, Gagliardini rimane sempre, ci sarà un motivo. Non lo vuole nessuno. Non è che non lo vuole, lo puoi mandare in prestito a chi vuoi. Hanno preso Lazzaro in prestito. Lazzaro ha fatto un anno in cui ha fatto male perché non ha giocato. Gagliardini è 3 anni che quando gioca fa danno. No, non è vero. Non è che non va da. Gagliardini è un giocatore che devi mettere. Non dà niente. 70. Gagliardini non dà nulla, non dà niente offensivamente, non dà niente difensivamente, non dà niente tatticamente, non dà nulla, fa numero. Picchiare. Non è vero, Gagliardini fa numero. Ma stai scherzando, hai giocato contro la Lazio e non la Domenico Savic. Non lo vogliamo dire? Abbiamo un hater di Gagliardini. Certo, Roberto Gagliardini. Guarda, che persona immobile. No, non ho detto che lo ucciderei. Cioè, lo ucciderei, però. Contro Massimo Boldi, contro Roberto Gagliardini. Mi sono accanito contro quando?
Ho detto che uno senza nessun talento. No, no, non ho detto che non è senza talento. Dire un giocatore che ha la sua dimensione. Certo, è l'unica cosa che la sua dimensione. Posso dire che la sua dimensione è quella del... Non è il Civitavecchia. No. È quella di una bassa media Serie A. Che algebra è diventato. Ovvio. Sì, esatto. Insomma, il rango di Gagliardini. Medio-bassa. Lui gioca per un... Io per medio-bassa intendo lo Spezia. No. È lo Spezia 15. Secondo me ci sta anche l'Udinese, sta benissimo. L'Udinese è sotto lo Spezia in classifica. Non vuol dire, ma l'Udinese dell'anno scorso è stato sotto lo Spezia. Perché c'era De Paul che era il miglior giocatore. Vabbè, sto dicendo che l'Udinese ci starebbe bene, dato che gioca un giocatore di Udinese. L'Udinese non gioca a calcio, l'Udinese gioca a rugby. L'Udinese gioca a rugby. Credite qualsiasi cosa. Dici che l'Udinese non gioca a rugby? Si mette il 9 dietro la palla. Davanti o caga che va a dare i pugni oppure devo fare correre. Bravo, ha fatto la squadra e si salvano sempre perché funziona. Ovvio, perché Allegri c'ha ragione. Ma allora posso dire una Allegri cosa? Allegri è l'allenatore più fortunato della storia. Tu sei team Allegri? Sì. Della filosofia del calcio? Cortus. Io assolutamente team bel calcio, nel senso. No, io non sono contro il bel gioco. Però se Allegri mi viene a dire la Juve mi ha preso per vincere e Adani mi dice giochi male, e Allegri dice io sto vincendo, sto facendo il mio obiettivo, che cazzo vuoi giocare bene, ma Allegri non sta giocando bene e non sta vincendo ora, vabbè, hai idea, è la squadra più forte della Serie A, la rosa più forte della Serie A, la Juve, sì, assolutamente sì. In quale universo? In tutto, in qualsiasi universo. Come rosa completa posso, allora, posso comprendere come rosa completa posso capire, sì, perché tipo l'Inter e il Napoli e il Milan non c'hanno la panchina. Il Milan non ha panchina, proprio prescinde l'Inter, c'è un minimo di panchina. L'Inter ha tipo tre giocatori forti, il Napoli no. No, vabbè, l'Inter ha dei giocatori che possono panchina, entrare. Tipo Alexis Sanchez. Alexis Sanchez, che è un signor giocatore. Ah, il Fucibu. Tipo che se non ballo, però comunque la Lazio faceva il suo, non è che faceva schifo come contro. No, però, cioè no, però ti sto dando non dico niente. A centrocampo fino a... Cosa ne pensi di Pip Kayser? Pippo mio, vedi video di Crudelia, va bene. Comunque, sto dicendo, non ha dei cambi. Se mi parli di rosa completa, ti posso dare ragione. No, ma i cambi dell'Inter, Sanchez è un buonissimo giocatore. A centrocampo che abbiamo? Come Pandinari? Arturo Vidal. Vedi che Arturo Vidal che si gioca con il Liverpool, non per niente fatto. Okay, è stato va bene, io ricordo una partita con il Crotone che non gliela perderò mai. Abbiamo fatto 6 gol al Crotone e lui ha giocato male. Ha giocato male contro una squadra che ha questo l'anno scorso. Gol. Sì, è il Crotone. Ah, vabbè, ma l'anno scorso non ha proprio ci ha fatto uscire dalla gente. Vabbè, ma perché non ha preso la stagione? Non è che lo devo prestigio. Non ha preso la stagione. Ma 9 mesi sta. Di calcio giocato, non ma hai preso una partita. Ma ci sta. No, quando io ho fatto gol. Lo ricordi? Ha fatto gol. Ma facciamolo, ha fatto gol, ha giocato bene. Contro la Juve ha giocato bene, però. Quindi non vuoi dire? Contro la Juve ha giocato bene tutta la squadra. Vidal ha fatto gol. Appunto. Questa è una cosa contro la Juve. Uno mi ricambio in quella partita. E l'avevo gli occhi a sangue. Cioè, no, avevo sempre gli occhi, scusate. Gli occhi a sangue. Beccotti. Comunque. Ok. Quanto abbiamo fatto? 1:10. L'altro la faccio. Perché dire una cosa? Ah, aspetta. Lo sai chi ce li ha i portieri più forti della Serie A? La coppia dei portieri più forti della Serie A? La Fiorentina. Tu dici? Drongoski è forte. Sì. Terracciano pure. Secondo me... Forse pure la Juve, perché Perin è un ottimo. Scesni Perin non è male, quello stavo pensando. Chi c'è più, se no? La Sampdoria, Falcone e Poport. Falcone e Borsellino. Allora, vai, sarà con l'altro. Quando sei stato felice quando è esploso Falcone. No, allora, su questa cosa mi disse che può puntare. Vabbè, anche io. No. È un meme, dai. No, che meme? No, rispetto. Zero rispetto. No. Falcone cosa ha fatto per me? Ma stai scherzando? Certo che sto scherzando. Ok, l'ha detto, sto scherzando. Allora, taglieremo tipo dove dirà Falcone dove dirà no rispetto, taglieremo e rispetto. No, comunque no, niente da dire. La voce di Google. No, sono delle leggende, vai. Vabbè, dai ragazzi, questo video finisce qui. Fateci sapere se vi è piaciuto. Ah sì, mi è piaciuto. A me no. Non capita.
Inoltre, fateci sapere come si chiama il pappagallo di Antonio. Fateci sapere come si chiama il pappagallo. Bellissimo. Nei commenti. Siamo partiti dalla guerra tra Russia e Ucraina e siamo arrivati a parlare di, vabbè, calcio, però non so che, ma del pappagallo di Antonio. Ormai l'ho preso a cuore. Sì. Allora, Enzo Salvi, ti prego. Facci sapere pure voi sapere qualcosa. Allora, possiamo fare lo so che siamo all'inizio. Quindi ancora non abbiamo questa popolarità e tutto quanto. Però, proprio nell'episodio zero del podcast. No, non sai mettere tre parole in fila. Sì. Ho un deficit. Hai un deficit. È finguito. Vabbè, inviteremo come primo ospite Enzo Salvi. Enzo Salvi e il suo pappagallo, nella speranza. Nella speranza che sia bene, che sia bene. Nella speranza che... Quando cambiano i pappagalli? Cambiano un botto, cambiano tipo 40 anni. Non pensavo mai così tanto, però... No, magari me lo so, cioè, me lo so inventato, però magari c'ho ragione. Vabbè, comunque, finisci qui. Fateci sapere che ne pensate e nei commenti, se volete, scrivete qualche argomento che volete che trattiamo. Tanto scegliamo noi cosa parlare. Vabbè, inoltre vi invito ad andare nel nostro... Nel nostro secondo canale, dove pubblichiamo... video che non c'entrano con il podcast. Vabbè, fate le cose, non me le dite. Non è del conto, lui non fa parte dell'altro. Niente, il video finisce qua e ci aggiorniamo al prossimo video. Consigliateci dei nomi per chiamare il podcast, perché io i nomi per un pappagallo, ragazzi. Sì. Come scrivete quello più fantasticherrimo. Lo daremo, faremo cambiare legalmente il nome a questo. No. Sì. No. Ormai l'abbiamo detto. No. Sì, ma fatto. No. Più avanti prenderò un pappagallo con questo nome. Ora siamo obbligati a comprare un pappagallo. Sì, vabbè, lo facciamo in adozione a distanza. Arrivederci. Si può adottare a distanza un pappagallo. Certo. Vabbè, arrivederci. Ciao.